1, 2, 3, 4. Gentile collega, a nome del presidente nazionale ANP Giorgio Rembado e mio, ti esprimo vive congratulazioni per il tuo successo nell'aggiudicazione di un premio nella seconda edizione del concorso ANP Microsoft Docente dell'Anno. Circa 2 settimane fa ho ricevuto questa email dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici e Alte Professionalità dello Stato, con la quale mi informavano che avevo vinto questo premio. Questo email mi è arrivato il giorno stesso in cui scadeva il mio contratto annuale, perché io sono uno dei tanti precari della scuola italiana e il 30 di giugno vengo licenziato, e poi a settembre, chissà, forse, e non si sa dove, in quale scuola finirò. Io mi sono laureato in lettere all'Università di Perugia, insegno italiano, storia e geografia alla scuola media. Sono originario di Arezzo, 5 anni che mi trovo qui a Como, e diciamo che ogni anno sono riuscito ad avere un incarico, anche se poi le cose gradualmente sono andate un po' peggiorando, per cui io 5 anni fa avevo un incarico annuale con scadenza al 31 agosto e nell'ultimo anno ho ricevuto soltanto 10 ore di insegnamento, che poi equivalgono a 800 euro circa di stipendio mensile. Credo fermamente che il metodo tradizionale di insegnamento si debba coniugare e integrare con i nuovi strumenti didattici che ci dà internet, il web. Un'altra puntata di Ciocola 3B Podcast, partiamo dal poeta. Parlaci un po' di questa poesia. Il podcast è uno strumento didattico altamente innovativo e sono episodi radiofonici oppure anche video registrati e messi sul web. Ci sono tutti quegli esercizi che si fanno a scuola. Scrittura ed espressività orale. Questo permette anche di entrare nel loro mondo e di creare un continuum, un collegamento tra quella che è la scuola e il loro mondo privato. E oltretutto si educano a un uso positivo e creativo della tecnologia per coinvolgere maggiormente i ragazzi e fare in modo che amassero la poesia. Ho iniziato a coinvolgerli mettendo a confronto le poesie con le canzoni dei cantatori italiani. Abbiamo ricevuto tantissimi riconoscimenti, abbiamo vinto concorsi nazionali ed internazionali. I ragazzi si sono talmente entusiasmati che hanno deciso di tornare a scuola nel pomeriggio per approfondire questo progetto, però contemporaneamente io mi trovo in una situazione sempre più di precariato. Nel senso che è inversamente proporzionale la cosa, per cui più premi ricevo e meno lavoro. Tonight.